Ciao ragazzi, ritornata con un altro video. Voi come al solito l'avete visto dal titolo, sono tornata con un altro video su Faberlic. Vedrete spessissimo Faberlic perché lo fa la figlia della moglie di mio padre e insieme alla mamma. E vabbè, ogni catalogo io devo comprare qualcosa perché amo Faberlic e vi faccio vedere quello che ho comprato nella campagna precedente a questa che c'è adesso. Adesso c'è la campagna 5. Io vi faccio vedere quello che ho preso nella campagna 4. Sì, nella campagna 4. Ho preso delle cose in offerta. Vabbè, io sempre in offerta compro. E faccio vedere, sono cose interessantissime. Allora, ho preso l'artisana. Questa ve ne ho parlato già nel video scorso, che avevo preso quella alla mela e alla vaniglia. Questa volta ho preso quella al pistacchio e camomilla, che ho provato grazie a Nadia. E mi è piaciuta tantissimo, però nella campagna precedente non c'era. Invece in questa c'era e l'ho presa. Questa qua sono 20 bustine, pagata 3,59 euro. Io ho la batteria scarica della fotocamera, spero di farcela, cerco di essere veloce. 3,59 euro. Se avete modo provatela perché è buonissima, anche mia madre è piaciuta moltissimo. Ok, poi a 2,69 euro ho ripreso le fiale per togliere il calcare dalla macchinetta del caffè e dal bollitore. Ci troviamo bene io e Angelo, sia per quanto riguarda la macchinetta del caffè sia per quanto riguarda il bollitore, e quindi le ho riprese, sono 4, pagate 2,69 euro, ma molto spesso si trovano anche a meno, tipo nella campagna 5 attuale stanno a 1,79 euro. Poi ho preso, sul suggerimento di Nadia, perché anche lei l'ha comprata, non so se ha comprato precisamente questa, però in generale l'ha comprata, ho preso la vellutata di zucche e lenticchie già, come si dice, queste qua già semi pronte, dai, non mi so dire mo. Comunque si mettono, va bene, là, si mettono nell'acqua a bollire, cioè si fa bollire l'acqua, si mette all'interno e cuoce 25 minuti. Addirittura mi ha detto Nadia che l'ha fatta nel Bimby seguendo lo stesso procedimento ed è venuta buonissima. Sono, non mi so dire quanti grammi di prodotto sono, comunque mi ha detto Nadia che si fa in due volte, due persone, quindi sono 4 porzioni. E questa qua non ricordo se è 2,99 o 3,99, vi sparo sicuramente il prezzo qua, se non mi sbaglio però 2,99 in offerta sempre, e c'è ancora adesso sul catalogo attuale. Poi ho preso due saponi per lavare i piatti. Io in precedenza avevo provato quello al carbone vegetale, che proprio Nadia mi ha fatto provare, vi diede un po' in una bottiglia. Purtroppo quello era a prezzo pienissimo. Invece se prendevi altre due profumazioni in scelta tra 4, lo pagavi a 2,69 l'uno, quindi ne ho presi due a 2,69 l'uno. E tra le varie profumazioni che c'erano ho preso questo qua, che è detersivo per piatti concentrato, appunto veramente ne basta poco e lavano benissimo, con estratto di lampone. Questo è 500 ml di prodotto, quindi veramente dura poco, dura tanto perché veramente ce ne vuole poco, ma però lavano benissimo, cioè io quello al carbone vegetale l'ho amato, perché purtroppo lo svelto non è più lo svelto di una volta, io ho lo svelto, sto usando lo svelto, ma non lo so, sembra che non lavi i piatti. E allora ho ripreso questi di Faberlic. Adesso tipo quello al carbone vegetale purtroppo sta a 2,69, vabbè, lo riprenderò in un secondo momento. Comunque vi dicevo, ho preso questo qua, l'estratto di lampone, e poi ho preso questo all'olio di mandorle. Ho preso due profumazioni che io adoro e non so, sono 500 ml di prodotto. Io spero che mi trovo bene come quello al carbone vegetale, spero di sì. E niente, quindi li ho presi due, pagati 5,20 euro più o meno. No, 5,40, perché 2,69 l'uno, circa 5,42. Ok, poi ho preso questo doccia crema, appunto di Faberlic, della linea La Creme. Perché vi spiego, io come doccia crema uso in genere quello di Yves Rocher, ma Yves Rocher costa 7 euro e non è manco più un punto verde. Io più tempo fa lo prendevo al 40,
E invece di 7 lo pagavo 3 euro, 4 euro. Adesso purtroppo non è più un punto verde. E adesso provo questo. Sinceramente, se è uguale a quello di Brochet, questo l'ho pagato 1,99, ma massimo può stare senza offerta 3 euro. Ed ha, anzi, anche di più rispetto a quello di Brochet. Quindi lo proviamo e vediamo un po' com'è. C'erano due profumazioni, ma io ero molto interessata a questa che è al pistacchio, sì, al pistacchio. Io amo il pistacchio, quindi quando ho visto pistacchio ho preso questo al pistacchio e questo a 250 ml, 1,99. Se non mi sbaglio, adesso nella campagna 5 sta a 2,60, 2,70, quindi comunque il prezzo è poco. Sinceramente non so se ha la stessa consistenza di quello di Brochet. Quello di Brochet è proprio una crema, si vede proprio. Questo qua vediamo, se gli somiglia, quello non lo compro più, se no vado a comprare quello, perché quello io lo uso da anni e anni e anni e mi trovo benissimo. Lo uso in genere quando vado di fretta e non ho tempo poi di mettere o uno scrub o un olio. Con quello faccio tutto, mi lavo e idrato la pelle. Quindi ho preso questo. Ultimo prodottino, credo, no, altri due. Allora, ho preso, vedendo le cose, oddio, che cos'è sta cosa? Ho preso questo set di tre spugnettine. Non so se riuscite a vedere, sono tre. Queste spugnettine, una volta bagnate, diventano rotonde e sono adatte per andare a lavare il viso per togliere il trucco e per togliere le maschere. Dal catalogo fa vedere prima così sottile e poi fa vedere che si gonfia. E le ho volute prendere per provare, perché comunque cerco sempre una spugna adatta per togliere le maschere, perché io in genere lo faccio con una, sapete, di quelle gialle, ma fanno un po' male e poi non è che tolgono benissimo le maschere. Quindi ho detto, vabbè, adesso le provo. Ne escono 3, 2,69 euro. Poi, ultima cosa, volevo provare anche qualcosa di make-up per quanto riguarda Faberlic. Ho provato le creme viso, ho provato che ho provato più? Ho provato le cose per smacchiare, ho provato appunto le cose per i piatti. Diciamo che mi mancava un po' il make-up e ho preso, però non volevo spendere tanti soldi, e ho preso un rossettino. Per l'esattezza ho preso il rossettino che si chiama 46062, non so se riuscite a vedere. Metti a fuoco, ti prego. Eccolo qua, spero si veda. Che è non mi ricordo adesso che colore è, dovrebbe essere un rosino, non ricordo. Comunque adesso lo andiamo a aprire insieme. E questo l'ho pagato manco 3 euro, tipo. Sì, manco 3 euro. Perché non volevo spendere tantissimo, però appunto la curiosità di provare qualcosa di trucco di Faberlic. Eccolo qua. Beh, diciamo che il pack è molto elegante, eh? Guardate che eleganza, molto elegante, molto essenziale. Qua giù è dorato e poi c'è questo nero matte con scritto Faberlic e il rossetto è questo. Ah no, ricordavo male. È un nude però scurino. Non so se si rende in un video, non rende tanto. È un marroncino, dai, non ricordavo neanche. Un video. È un po' diverso il colore. Adesso vediamo lo swatch. Ah, è carino. Vabbè, è cremosino, non è matte, però credo sia confortevolissimo. Eccolo qua. Sì, in video risulta un po' più chiaro, ragazze. Però è molto un po' più scuro dal vivo, però è bello, molto bello, veramente, veramente bello. Bello, sono soddisfatta. Ok, e niente ragazze, questo era l'ordine di Faberlic. Spero che il video vi sia piaciuto. Io voglio fare fretta perché si sta scaricando la fotocamera. Spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mettete a mettere un like, commentare, condividere. Se sei il primo o la prima a vedere questo video, iscriviti al mio canale e attiva la campanella. Io, come al solito, alla fine di ogni mio video vi mando un grosso bacio a tutte e a tutti e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!